Allora, buonasera, siamo mercoledì 5, boh, 4, 5 maggio, morte di Napoleone. Per il 5 maggio è uscito uno dei numeri più spettacolari di Crimina. Questo è Crimina, con il frontespizio di Magnus, questo è il frontespizio di Magnus, colorato. È ovvio la doppia faccia di Criminal e Logan, ricorda Dr. Jekyll e Mr. Hyde. È il numero 6465, mi ricordo onestamente, ma ve lo saprò dire, 64 o 65, era 64, Il segreto di Criminal. Questa era la copertina originale di Corteggi, sempre con Criminal e Logan affiancati. Stranamente Corteggi rappresenta un criminal con un volto nero. Beh, Corteggi si prendeva. Le coperte di Corteggi sono veramente molto belle. Un buco della serratura dove noi scopriremo il segreto di Criminal. Con l'ora 64, ancora prima di Diabolik, Criminal rivela ai suoi lettori il suo segreto, anche se era già stato intuito in parte nel numero 1, il numero 1 che si intitola, no, il numero 1 che si intitolava Il re del delitto, mi sembra che sì. Il re del delitto, che era appunto di dove appunto c'è Criminal uccide i colleghi, i soci del padre, che lo hanno truffato, tradito, e che quindi lo hanno fatto cadere in rovina, causando poi il disgregamento morale della famiglia di Logan, del padre di Logan, e poi la morte della madre, la morte suicida del padre e la sorella di Crimina, perché Crimina aveva una sorella, Milena, che sarà uccisa in un tentativo di violenza. Quindi questo numero è un numero spettacolare, con disegni di Magnus. Il segreto di Crimina è forse il numero cardine, insomma, di tutta la storia di Crimina. La prima volta vengono rivelati il passato di Crimina, oggi ovviamente prima di Zagor, no, Zagor racconta, è già, o prima di, non so se Corto, ma sì, prima di Corto Maltese, la giovinezza di Corto Maltese. Tex, vabbè, Tex qualcosa l'ha già rivelato, ma anche Tex, tutto il segreto di Lilith verrà dopo, come ci illustra assai dottamente il buon Pierluigi Gaspa, che comunque le introduzioni di Crimina sono fatte bene, e lasciando perdere i colori, e va bene, insomma. Vabbè, qui per esempio Crimina c'ha questo colore. Però, insomma, non sono dati, soprattutto le scene notturne, ecco, sono quelle dove un po' il colore dà più fastidio. Nelle scene diurne, questo è il tentativo di violenza sorella di Crimina a Milena, che finirà in tragedia. Allora, vi devo dire che questo numero per i criminaliani, i criminalesi, è un piccolo capolavoro, con disegni di Magno, storia di Max Bunker, che dove in realtà il colpo di Crimina è solo un pretesto. Crimina ha tentato di fare un colpo, viene ferito quasi a morte da Milton, dai poliziotti, viene salvato da Lola. Beh, queste scene, vabbè, tutte bluastre, vabbè, ce le prendiamo bluastre. Viene portato Lola, io avevo questo così, Lola vestita da poliziotto, che salva Crimina, ovviamente se no la serie finiva qui. C'è anche la bella scena in cui, quando rivelano a Milton che una donna ha salvato Crimina, Milton, che insomma, essendo un detective non proprio come Sherlock Holmes, ma insomma, 2 più 2 lo sa fare anche lui, ha detto, anche se in questo caso ha fatto 2 più 2, ha fatto 5, ha pensato subito che sia stata Gloria, perché insomma qualche sospetto gli è venuto anche a Milton, che insomma Lola c'entri in qualche modo in certe avventure di Crimina. E infatti troviamo un Milton scatenato, un Milton che non avevamo mai visto così, insomma. Ma se è stata lei, giuro che la uccido con le mie mani. Una scena di Milton
roso dalla gelosia, in cui perde tutto il suo plomb inglese. Qui è proprio blu dalla gelosia, proprio blu. L'hanno fatto blu, bellissime queste scene di Magnus con i due occhi che appaiono come gli occhi di un gatto. Che vi devo dire, questo numero che è fantastico. Se ci fosse stato un po' meno colore sarebbe stato meglio. Se è stata lei, so dove lo porterà, a casa sua, dove vive con quella diabolica zia della Malora. E se è là, le sparo sei colpi nel cervello. Sei colpi. Mi ricorda, sei colpi nel cervello. Questa cosa mi ricorda la battuta che fece, no, quando Mussolini si dichiarò a sua moglie, non mi ricordo, no, Edda, no, Edda, ma Edda è la figlia. Donna Rachele, ecco, Donna Rachele disse: o mi sposi o mi sparo sei colpi nella testa. E Montanelli giustamente disse: sì, è un po' difficile che uno si spari sei colpi. Anche qui, cioè, di solito dopo il primo smetti, dato che si spari, bang, 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 bang. E va bene, no, questa mi ricorda sei colpi nella testa. Penso che uno sarebbe stato più che sufficiente, nel senso che. Va bene, la crisi di gelosia, ma sei colpi nella testa, insomma, sei colpi nel cervello. Mi ricorda la dichiarazione d'amore appunto di Benito Mussolini a Donna Rachele, che faceva, che era stata ovviamente, Donna Rachele ovviamente cedette a questo, non pensando però, come faceva notare ironicamente Montanelli, che uno sei colpi nel cervello non se li spara, al limite uno e poi si ferma lì. Come si sparasse sei colpi, bang, bang, bang. Dovrebbe avere una certa resistenza. Quindi, però, anche Milton, in questo eccesso di gelosia, addirittura gliene vuole sparare sei di colpi, tutti e sei nel cervello. Secondo me, vabbè, queste sceneggiature molto truculente, grand guignol alla francese. Abbiamo Milton che sfonda la porta di Gloria, dove vive con la zia. Non si capisce se Milton ce l'ha più con la zia che con. Cioè, quando c'è ogni tanto però ci infila sempre la zia di Gloria, scusa, Gloria. E vabbè, poi Milton da signore dirà: ops, ho fatto un piccolo errore. Ma dicevo, tutta questa storia è semplicemente un pretesto per avere il flashback. Ovviamente è la storia, la sua ingenuità, insomma, Gloria, sì, Gloria, Lola salva Crimina in delirio e ricorda tutta la sua vita. E in questo flashback troviamo Crimina il bambino, quindi la spiegazione della vita di Crimina, quindi Crimina e Diabolik sono due personaggi completamente diversi. Qui vediamo Crimina, stile veramente Oliver Twist, Charles Dickens, David Copperfield, è una scena stile appunto romanzo dickensiano. Che però da Dickensiano, però David Copperfield da grande non diventò un criminale, insomma, neanche Oliver Twist. È proprio una scena inglese, appunto, romanzo da Dickens: c'è il padre che beve, il bambino e Milena, che è la madre, e ovviamente il padre poi abbandona la famiglia. Il piccolo Logan verrà mandato in riformatorio, cioè una società completamente spietata, senza alcuna pietà per i bambini, per cui la morale che emerge da Crimina è che Crimina è diventato così perché è ovvio. Ricorda anche per certi versi il Monello, no? Quando vogliono portare via il Monello da Charlie Chaplin, eccetera, eccetera, so che gli viene preso a sberle fin da subito dai poliziotti, quindi ovviamente. Ovviamente la madre morirà in un letto d'ospedale in miseria. Logan promette di prendersi cura di Milena. E ovviamente siamo una scena veramente o alla Shirley Chaplin o alla Dickens, insomma. Sono molto più cruda. A un certo punto Logan verrà mandato in riformatorio. Ma Logan qui si comincia a trasformarsi in Crimina, cioè la sua trasformazione da Logan in Crimina, rappresentata benissimo da Magnus, è scaturita dalla società. Quindi Crimina rispetto a Diabolik ha una sua morale immorale, ha una sua immorale morale, nel senso Crimina è un immorale, ma è una società. Ricorda per certi versi anche
Les Misérables di Victor Hugo, insomma, Jean Valjean, insomma, questi criminali che sì, sono diventati criminali, ma ci sarà un motivo, nel senso, qui appunto Logan pestato, e poi ucciderà un poliziotto a colpi di piccone. E qui proprio tipica scena, gran fuga nel Mississippi o nel Missouri, insomma, quelle grandi evasioni da film americano che riecheggiano un po' questa, cioè il fumetto riecheggia film americani di grandi evasioni, eccetera, eccetera. Mi ricorda anche la versione comica dell'evasione quando Woody Allen, ma il criminale evade con gli altri sei tutti in catene, vabbè, dietro, uno dietro l'altro, non mi ricordo che, insomma, vabbè, sono scene topiche del cinema americano, ritrova la sorella, che ovviamente, però tutto tragico, tragicissimo. E poi troviamo Crimina, ovviamente scopriamo anche l'origine del suo costume, quindi qui abbiamo l'origine del costume di Criminal, che è ovviamente dovuto al teschio volante da trapezista. Questo non è Criminal, il suo predecessore. Diventerà spietato criminale quando il padre troverà il padre. Prima voleva vendicarsi sul padre, che appunto aveva lasciato la famiglia, e poi deciderà invece di vendicarsi sulla società che ha praticamente costretto il padre al suicidio, eccetera, eccetera. Quindi questo numero 64 è per certi versi il prologo del numero 1. È un numero imperdibile, con il finale, ovviamente, storia d'amore tra Criminal e Lola. A questo punto lo abbiamo definitivamente accasato con Lola, che addirittura ha versato il suo sangue per la trasfusione. I dialoghi sono un po' romantici, nel senso un po'. Questo spiega, per esempio, Crimina piaceva molto a un pubblico femminile, per esempio, sembra strano questo fumetto, negli anni 60, perché è un fumetto anche molto romantico. A un certo punto Lola dice: ho donato il tuo sangue, il nostro sangue unito, un matrimonio indissolubile, insomma, più con scene, sembrano quasi quei film anni 30-40, con Amedeo Nazzari, insomma, quelle cose, cinema italiano di quell'epoca. I disegni di Magnus sono spettacolari, bellissimo giovane Crimina, insomma, veramente. Oh, io lo rileggo a colori composto, cioè, però insomma, Crimina, quando rivediamo Crimina così, so. Vabbè, è un maestro, cioè è un numero che ho riletto proprio volentieri. Questa è una ristampa, ovviamente, poi parleremo anche di Zago con calma, tanto io non c'ho fretta. Akira Fudo, mi sembra si chiami così, mi ha detto: perché non monetizzare il canale? Ma io, siccome non lo faccio di lavoro, se fosse monetizzato mi sentirei anche obbligato a farlo, diciamo, con più. Cioè, io faccio queste cose quando ho tempo, nel senso, nei momenti liberi del lavoro, quindi non c'è nessuna corsa. C'è la medaglia di Chico, che ho comprato Zago, c'è la medaglia di Chico. Che ci farò con la medaglia di Chico? Non si sa. Bah. Queste medaglie che si accumulano, diventerò ricco con la Bonelli, accumulando monete su monete. Poi faccio un piccolo cofanetto di monete della Bonelli. No, dicevo, non lo monetizzo il canale, ma non perché, nel senso, non monetizzandolo sono più libero, nel senso, poi faccio un po' quello che mi pare. Se vuoi dire, non. E anche perché lo faccio veramente come passatempo, quindi non, cioè, voglio dire, ora ho 10 minuti liberi e parlo di Crimina, poi uno dice: ma perché non mi ha parlato di. No, perché voglio dire, ho tutto molto libero, molto Okusai Bar. Ecco, questa è la filosofia, è Okusai Bar. Quindi quando ho tempo lo faccio, quando non ho tempo non lo faccio. Quindi quando mi vedete, segno che ho 10 minuti liberi, quando non mi vedete, è segno che non ho 10 minuti liberi. E quindi per me il fumetto, anche parlare di fumetti, parlare di Crimina, ovviamente per me è un piacere, quindi parlare di questo fumetto per me è un piacere. Lo faccio veramente bellissimo, questo bianco e nero. Se fosse bianco e nero, Lola che uccide, certamente qui morti
Gran Guignol. Vi consiglio il Fantasma dell'Opera che è uscito in ristampa RBA. Devo ancora leggere, saluto gli Sherlockiani, ma quel romanzo di Sherlock Holmes sono ancora bloccato. Lo devo finire, prima è uscito quello nuovo, ma sono rimasto bloccato a mezzo. E devo riuscire a finire il romanzo di Sherlock Holmes. È un po' lungo e un po' lento, quindi non c'è un po' una trama un po' rugginosa, quindi, però è anche lungo. E poi ovviamente non è che io di lavoro faccio il lettore di libri gialli, quindi lo leggo nei momenti, insomma, beh, a un passante, a un fuori tra fumetti gialli, insomma, ci sono tante cose da fare. E quindi niente, vi saluto e vi auguro buona serata con questo splendido criminal. Se lo trovate in bianco e nero meglio, ma insomma, comunque io me lo riprendo tutto. Mi faccio tutta la collezione, anche questi, poi questi ce l'ho anche in bianco e nero. Con l'Aguzzino, Perri non si tocca, Sciopero ce l'ho in bianco e nero. Corruzione non ricordo. Poi magari faremo un paragone tra il bianco e il nero e il colore. E niente, basta, faremo quel che si potrà, si farà. E quello che non si potrà, non si farà. Dicevo, questo non è un lavoro per me, quindi lo faccio proprio così. Per svago, nel senso, prendete i miei video proprio come divertissement, nel senso come puro e semplice divertimento che io faccio. Se a qualcuno fa piacere vederli bene, se no, faccio, nel senso, non lo faccio un po' quello che gli pare. Detto questo, vi saluto definitivamente augurandovi buona serata.